Cos'è la porta dell'inferno? Dove si trova? Come ha avuto origine? Ciao a tutti, io sono Rosalia Rossella Matanza e oggi voglio parlare di uno di quei luoghi apparentemente assurdi che però esistono per davvero ed ho inserito all'interno del mio libro. Dunque, oggi vi parlerò della Porta dell'Inferno. La Porta dell'Inferno è nota anche come Darvaza o Cancelli degli Inferi ed infatti la parola Darvaza dal persiano significa proprio cancello. Si trova in Turkmenistan, quindi in Asia, ed è un cratere dal diametro di 60-70 metri con una profondità di 20 metri. Esso nasce dal collasso di una caverna di gas e oggi è una meta turistica ed infatti la zona circostante è molto famosa per i campeggi selvaggi nel deserto. Adesso ve lo mostro. Nel 1971, mentre alcuni geologi sovietici lavoravano alla ricerca del petrolio, il terreno crollò precipitando in una caverna piena di gas naturale ed inghiottendo tutte le attrezzature degli scienziati. L'incidente fortunatamente non causò vittime fra i ricercatori, ma la grande quantità di gas che si sprigionò si presume che nei primi tempi possa aver determinato la morte di alcuni abitanti dei villaggi vicini. Quindi, la paura che si potesse diffondere gas velenoso condusse i geologi ad innescare l'incendio nella speranza che il fuoco consumasse tutto il gas e combustibile presente all'interno della caverna nel giro di qualche giorno. Tuttavia, ancora oggi le fiamme bruciano. Non trovate che sia strano? Ed infatti proprio per questo motivo l'ho inserita all'interno del mio libro Crista Emerald della Principessa Dragoniana, modificando un po' la descrizione. Ed infatti all'interno del mio libro parlo di una cascata di fuoco che dalla cima scende sino in profondità dove si forma un fiume di fuoco. E poi questo fiume sarebbe collegato ad un laghetto sempre di fuoco. E la cosa importante è che la porta dell'inferno sarebbe la dimora della razza aliena dei Grigi. E voi, che cosa ne pensate della Porta dell'Inferno? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Per oggi voglio concludere così questo video. Spero tanto che vi sia piaciuto, grazie per l'attenzione e alla prossima!